Siamo con Lilian Thuram, che ringraziamo per la disponibilità. Siamo a Ferrara Internazionale. Volevamo parlare con Lilian fondamentalmente di tante cose, ma purtroppo dobbiamo stare su quello che succede. Quello che succede in Italia e in Europa in questo momento è quello che è accaduto nel canale di Sicilia l'altro giorno, cioè questa immane tragedia che è soltanto, diciamo, una parte di un percorso che ha portato purtroppo più di 20.000 morti nel Mar Mediterraneo di profughi, richiedenti asilo, comunque gente che scappava da luoghi di guerra dell'Africa o del Medio Oriente e in modi differenti ha tentato l'accesso all'Europa, non riuscendovi e perdendo la vita per fare questo. Allora, Liam, io volevo chiederti un commento su questo, perché adesso in Europa si è aperta questa discussione, che però è una discussione vecchia. Tu ti sei occupato sicuramente di tematiche di razzismo, ma prima del razzismo, come giustamente ci hai anche detto, cioè, il razzismo è un'eredità, no? È un'eredità di un comportamento, di un atteggiamento. E prima di essere razzisti nella vita, nella società, nello sport, c'è quell'indifferenza, quella superiorità, quel non voler essere uguale agli altri, che provoca anche i respingimenti oppure provoca purtroppo queste tragedie immane. Però sicuramente è vero, per capire le cose che succedono adesso bisogna capire un po' la storia. E la storia ha voluto che durante secoli hanno messo in posizione una gerarchia fra le persone secondo il colore della pelle. Però questa gerarchia è stata fatta anche fra i paesi, fra l'Europa, perché l'Europa è diventata un continente ricco perché ha sfruttato i neri durante la schiavitù, ha sfruttato anche le persone del Sud America e credo che tutto questo ha dato una tradizione razzista, dove ci sono che non si vedono come essendo uguali agli altri e come gli altri non hanno il diritto oggi di fare la cosa più naturale di un essere umano. Vuol dire quando domani non hai acqua, non hai cibo da mangiare, che cosa? Ti sposti, vai alla ricerca di questo. E adesso stiamo vedendo questo, perché le persone che vengono da Africa per venire in Europa stanno facendo la cosa più naturale del mondo, stanno cercando a sviluppare la propria vita. E allora dobbiamo riflettere tutti insieme per accettare che bisogna cambiare il modo di pensare e di fare, però è molto difficile, perché noi in Europa sappiamo benissimo che viviamo meglio di tanti altri, però vogliamo partage, come si dice? Renderci uguali? No, non uguali, il pezzo, no, di dolce che abbiamo, ah, sì, certo. Vogliamo dividere, la fetta di torta, sì. Vogliamo dividere? Io credo di no, e questa è la problematica. E il razzismo, prima di tutto, come hai detto, il razzismo è un razzismo di Stato, perché è lo Stato che dice sì o no al fatto di ricevere delle persone o no. E io credo che dobbiamo riflettere su questa problematica e per capire che le altre persone sono esseri umani come noi e dobbiamo uscire da questa tradizione razziale, come dobbiamo uscire dalla tradizione sessista. Perché è lo stesso modo, è lo stesso modo di pensare, e per questo bisogna di persone come voi che denuncia queste cose, perché il cambio è sempre difficile, perché il cambio fa paura alle persone e stiamo vivendo forse un momento di paura perché c'è una crisi economica e che quando tu hai un vantaggio vuoi tenerlo, perché il razzismo, il sessismo e prima di tutto avere un vantaggio che voglio mantenere, e dobbiamo dire che non è giusto che tu perché sei un uomo hai un vantaggio sulle donne, perché sei di colore bianco tu avere un vantaggio sulle persone che non sono colore bianca, e questo che dobbiamo discutere adesso. Ecco, è proprio sul discutere e sul raccontare, no? Giustamente tu hai scritto un libro, Stelle Nere, ma per esempio noi, come dici te, abbiamo anche noi fatto la nostra parte, come tanti altri. Nella campagna Gioco Anch'io, che
una serie di polisportive, di associazioni sportive di base hanno portato avanti per anni, sono riuscite a conquistare il diritto nei campionati, diciamo, delle categorie inferiori ma comunque legate alla FIGC, di poter far tesserare e far giocare, cioè avere il diritto al gioco, che comunque è un diritto di libertà, è una conquista di diritti, di affermazione della propria, del proprio essere. Siamo riusciti dopo anni a permettere di togliere quei vincoli, appunto, quei vincoli dello Stato che ti dicono tu sei differente. Questo è stato un primo passo, ma è stata una grande vittoria. Adesso noi da quest'anno possiamo, diciamo, tesserare, ma comunque possiamo portare al gioco ufficiale, non quello l'altro, ma comunque al gioco della, in questo caso della Federazione del Gioco Calcio, possiamo portare anche gli immigrati con permesso temporaneo, quelli che sono qui in transito. Ecco, è assolutamente importante e fondamentale parlare delle lotte degli altri, perché giustamente anche tu mi dicevi prima, molte volte non si sa che si sta, che persone hanno lottato, insomma. Il tuo libro in parte racconta queste storie, cioè è fondamentale che chi ha questa possibilità rompa questo muro, proprio partendo dal fatto che se vogliamo essere uguali, poi magari si scopre che io sono migliore, ma perché ho studiato, perché ho volontà, ho gioia, ho partecipazione, so giocare, so lavorare, e magari te stai soltanto difendendo la tua parte, appunto la tua piccola fetta di torta. Però diciamo che bisogna capire che bisogna cambiare legge, sono i leggi che fanno che dopo hai un'idea di uguaglianza. Il fatto che adesso ci sono dei giocatori che possono giocare, che prima facevano fatica a giocare, è una buona cosa. Bisogna sapere che se siamo dentro questo mondo, e perché prima ci sono gente che hanno lottato per cambiare le cose, perché io racconto spesso la storia della mia propria famiglia. Mio nonno è nato nel 1908, 60 anni dopo la schiavitù. La mia mamma è nata nel 1946 durante la colonizzazione, durante la segregazione in America, e per fortuna ci sono delle persone che hanno capito che bisogna cambiare le leggi e dobbiamo farlo anche adesso, e spesso ci sono tanti giovani che pensano che non possono fare niente, invece sì, si può fare come lo fate voi, bisogna denunciare le cose che vanno sulla strada sbagliata. E così possiamo andare avanti sapendo che generazione dopo generazione sarà sempre un lavoro da fare, perché non è che vediamo la fine del lavoro, sappiamo che abbiamo una vita per fare le cose che possiamo fare, e dire domani ai giovani sarai anche te a fare il tuo. E così le cose potranno andare avanti. Infatti penso che il problema quindi non sia il razzismo o il sessismo tout court, ma fondamentalmente sia lottare per proprio i diritti sociali, politici, cioè una conquista di diritti generali, cioè la capacità sì, di portare... Sì, però non mi intendo, la parola giusta è lottare per l'eguaglianza. Perché il razzismo, sessismo, l'omofobia, che cos'è? Certo, una differenza. E lottare per l'eguaglianza, e io credo che bisogna fare questo. Bene, io ti ringrazio per la disponibilità e insomma, ti rinnoviamo l'invito anche parlando, insomma, di venirci a raccontare il tuo libro e insomma un pezzo di strada che facciamo insieme, ma come dire ci piace farlo, e poi dopo insomma anche perché abbiamo tanti giovani a cui raccontare queste storie, e quindi alla prossima, diciamo. Ok, speriamo, io credo intanto che spesso qualche volta non capiamo che ci sono tante persone di buona volontà e che sicuramente bisogna lavorare insieme per fare una forza molto più importante per cambiare le cose. Grazie. Grazie a voi.